Proseguono i nostri incontri con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. Ecco, cerchiamo di analizzare dei casi che proprio provengono dall'esperienza quotidiana. Infatti è giunta una segnalazione, usiamo un nome di fortuna, di una giovane donna, di una ragazza, Francesca, che appunto sta subendo delle molestie sessuali sul, o meglio delle minacce sul posto di lavoro. È una situazione chiaramente difficile, perché poi trovarsi da un lato queste avance pesanti e dall'altro vedere comunque a rischio il posto di lavoro non è semplice. Avvocato Lupo, come muoversi in questa vicenda? Allora Luigi, bisogna innanzitutto dire che questo è un caso frequente. La lettera di Francesca, come quella di Francesca, ne sono arrivate tante sulla corrispondenza della consigliera di parità. È un caso frequente che una giovane donna deve subire, tra le tante discriminazioni subisce anche questa. Veramente non ci si sa come muovere, perché si ha paura, come hai detto tu molto bene prima, di perdere il posto di lavoro. Quindi ho iniziato questa conversazione via email con questa ragazza, cercando di comprendere meglio in che cosa consiste queste avance del datore di lavoro, che possono tranquillamente essere considerate delle molestie sessuali alla pari di una vera e propria aggressione fisica, per cui Francesca può difendersi, ma occorre in questa fase convincerla a denunciare e convincerla a volersi appunto difendere. Questo è il primo scoglio che dovremo superare.